già uno strumento che misura lo scorrere del tempo. Nel suo quadrante puoi vedere 12 tacche per indicare le ore e 60 per indicare i minuti. Poi ci sono due lancette, la più corta per le ore, ci mette un'ora per passare da una tacca alla seguente e 12 per completare il quadrante. Corre l'orologio senza indugio in eterno, per le 24 ore che formano il giorno. Corre l'orologio senza indugio da quando l'uomo ha bisogno di controllare il tempo. La lancetta più lunga dei minuti che per un giro completo impiega 60 minuti, quindi un'ora. Gira un verso destra con un moto unitario che viene chiamato senso orario. Se le 12 è mezzogiorno, le 24 mezzanotte, 15 minuti un quarto d'ora, 30 minuti son mezz'ora, 45 tre quarti d'ora. Corre l'orologio senza indugio in eterno, per le 24 ore che formano il giorno. Corre l'orologio senza indugio da quando l'uomo ha bisogno di controllare il tempo. Dopo il primo giro di quadrante le ore vanno al pomeriggio e cambiano nome. Una le 13, 2 le 14, 3 le 15, 4 le 16, 5 le 17, 6 le 18 e le 7 19, poi le 8 sono le 20, le 9 le 21, le 10 22, le 11 23, le 12 24. Divento matto! Corre l'orologio senza indugio in eterno, per le 24 ore che formano il giorno. Corre l'orologio senza indugio da quando l'uomo ha bisogno di controllare il tempo. Corre l'orologio senza indugio in eterno, per le 24 ore che formano il giorno. Corre l'orologio senza indugio da quando l'uomo ha bisogno di controllare il tempo.